Golino TV, buongiorno, buongiorno amici. Dietro alla stella di Natale, oggi una grande sorpresa. Attenzione, il Begolino Buongiorno, gigante! Eccolo qua. buongiorno, buongiorno. Noi ragazzi, Begolino attenzione perché si apre. TV. Ecco, per cortesia, chiediamo Ospite, all'ospite di ospite, spostarsi verso la stella, sì, verso però, ok. Perché non gli fai il gioco della sedia? Cioè, perché non si può. No, Cioè, faglielo, non si può, lo scusa, faccio fai il solamente gioco. te che sei un deficiente. Ma no, Allora, ecco, si vede così dall'alto. sì. Intanto, buongiorno di nuovo, Begolino TV. La puntata del 14, oggi cos'è? Mercoledì? Sì, mercoledì Mercoledì 14 14, dicembre. sempre più vicini a Natale, però abbiamo voluto prendere un ospite con noi per parlare di un Sì, abbiamo argomento, fatto che abbiamo anche trattato stamattina, giusto? la challenge di Natale si chiama. Allora, in pratica abbiamo messo una di fronte all'altro o la grotta o la capanna. Quindi nel presepe voi cosa mettete? Grotta o capanna? Però c'era il grande dubbio se a Betlemme ci fossero realmente le grotte e le rocce. E allora lo chiediamo a chi è Betlemme, questa nota firma del giornalismo italiano, Pierluigi Senatore, che per motivi umanitari tante volte è andato a Betlemme, facevi la marcia della pace, però sul Toyota, sul pick-up, è vero? Sul Sul pick-up, pick-up, che è decisamente più comoda, però si possono notare i particolari sul Ah, sì, pick-up. Cioè non sei allora. sotto sforzo, non hai il sudore e quindi puoi notare quello che c'è Molte volte con attorno. Carletti, proprio anche per Rock No More, giusto? Esatto. Ecco, esatto. Aveva la felpa, non Vabbè, a caso. siamo sul pezzo, perché Begolino TV è la vera televisione d'avanguardia. Però arriviamo al problema, Arriviamo allora. con Quibus. Allora, Sì. ci sono le grotte e ci sono le montagne a Betlemme, cioè Allora, dov'è la natività? a Betlemme ci sono le Ci grotte, sono le non ci sono grotte. propriamente le montagne perché sono degli altopiani e quindi non si possono definire montagne, però è un territorio sicuramente collinoso. Ci sono grotte, c'è la famosa grotta dei Pastori che se uno va a Betlemme può andare a visitare, ma soprattutto la Basilica della Natività, dove secondo la tradizione è nato Gesù Bambino, è su un rialzo, quindi su una collina rispetto al resto della città di Betlemme ed è all'interno di una grotta, quella che è la Quindi è tradizione. grotta, non è Quindi è capanna, è grotta e non grotta. è È capanna. grotta, attenzione, è grotta, così io continuerò ovviamente a farlo in una stalla e in No, una. però aspetta, la stalla c'è, perché nella grotta c'era la stalla. Ma perché erano strutturate un po' per chi è stato a Matera, come i sassi di Matera, c'erano queste grotte dove da una parte ci viveva la famiglia, dall'altra parte, sempre nella stessa grotta, magari divisa da un muretto, da qualcosa di questo tipo, c'erano gli animali che erano la cosa più importante della Chiaro. famiglia e di fatto funzionava in questo modo anche per loro. I pastori vivevano insieme agli animali e chi aveva mucche o comunque aveva animali da lavoro li teneva Un po' come te insieme adesso, sei insieme a a due due animali. Grazie, grazie. ragazze. Allora, E ringrazio. questa è una grotta o una capanna? No, questo è un pertugio. Allora, intanto ringraziamo Pierluigi Senatore che ci ha illuminato, insomma, Grazie, su questo grazie. argomento. Se Pierluigi Senatore si Liotore, toglie grazie, dalle mani, perché noi Liotore. dobbiamo No, continuare vabbè, con Begolino. scusa, No, se, lo possiamo fanno salutare da passare, Begolino prego. TV, ecco, lo Ciao salutiamo. Pier, ciao. Quando poi ve li porterò via, chiederò come si No, non faccia Nella così. grotta, Grazie, Oh, grazie grazie. Allora, direttore, grazie, vieni, vieni, vedi? ecco, stai lì, eccomi, Fantastico, così, ecco. attenzione. Sì. Ma perché lui non gliel'hai fatto? Lo faccio a te, Che lo faccio io perché scusa, devo te. Senti, allora, bella. intanto sta andando la Sì. canzone di Natale Dai, della veloci Radio Bruna. che abbiamo poco tempo. Sì. Allora, salutiamo la nostra ospite di stamattina, Letizia, che ci ha portato una torta bellissima fatta con le sue mani, una torta Ecco, salata. forse riesco a far vedere anche la La torta. nostra parente in visita, che tra l'altro è disoccupata, cerca lavoro. Noi abbiamo Guardate che provato, ecco lì, meraviglia. scusate, come fa a essere disoccupato uno che fa una cosa così bella? È anche buona, che noi abbiamo Sì. assaggiato. Quindi grazie Letizia, sono arrivate tante offerte di lavoro per lei, chissà se riusciremo a fare il miracolo di Natale e trovarle veramente un lavoro. Vi terremo aggiornati per Begolino TV. Grazie, oggi abbiamo dato risposta a tutti quelli che avevano il dubbio, grotta o Una capanna? puntata Fantastico. altamente culturale. Puntatona. Vi salutiamo con Begolino e Ciao Begolone. Begolini! Ciao!